Buongiorno a tutti, andiamo in un mondo non durante la trasformazione digitale o durante la rivoluzione digitale, durante il grande cambiamento digitale. Siamo in mezzo a qualcosa di ancora più grande, perché durante, io ormai sono 30 anni proprio, parliamo di rivoluzione digitale, sta succedendo qualcosa di più grande ancora. Qui ci sono i rappresentanti un po' di tutte le aziende, delle istituzioni, e sapete che in questo momento, dopo quello che è successo negli ultimi 15 anni in cui i social network hanno in qualche modo preso forza, forse più di alcuni stati, perché sapete quanto sono influenti e quanto abbiano in mano le redini, no, dell'informazione, della comunicazione. Se decidono che uno di noi non ci deve essere più, non c'è più. Okay? Questo non è un tema legato a una piattaforma specifica o ad un social particolare o a questioni di stati diversi, di proprietà diverse. Paralmente è un tema di comunicazione, e la comunicazione è anche quella che poi influenza. Oggi sta succedendo che l'intelligenza artificiale sta scrivendo direttamente, senza passare attraverso le opinioni, quello che i nostri ragazzi scrivono nelle tesi, quello che molti giornalisti utilizzano per scrivere articoli. E ci stiamo fidando certamente di scatole nere che domani potrebbero decidere di cambiare il loro contenuto, cambiare il loro volume e farci sparire definitivamente. Non dico farci morire chiunque, qualcuno di voi, per un errore tecnico o per scelta di qualcuno. Ricordiamoci che non è qualcosa che arriva dal cielo, non è aria, sono prodotti di società private che fanno quello che vogliono. Io ricevo migliaia di messaggi da parte di cittadini, di persone che utilizzano i social come se fosse qualcosa che viene venuto, o utilizzano internet nella loro dimensione, di dire applicazioni, di siti, e quando mi dicono mi hanno tolto l'account, è il mio diritto di avere. E gli spiego che no, mi hanno fatto un clone, c'è un altro che si chiama come me, cosa posso fare? E ci sarà la giustizia? No, perché quello è uno stato diverso, è la rete dove noi siamo tutti divisi, non ci sono le proprie leggi, e quell'area vige un'altra, perché per alcune persone vivere da sopra è vita. Cioè, può sembrare folle, ma ci sono persone che da dentro, e in parte alcuni di noi, hanno pezzi di vita. Se mi chiudi il blog, se mi chiudi internet, se mi chiudi, cambiano, vuol dire, cambiano una parte della mia esistenza, della mia essere. Non solo perché la lente, ma soprattutto perché non c'è una batteria sufficientemente di quella, con così tanta capacità da permetterci di miniaturizzare quelle cose, se no bisogna adeguarsi per il senso. Tuttavia stiamo cambiando cose importanti nella sanità, è un'intelligenza artificiale che aiuta i medici a comprendere, a capire le analisi, gli effetti, ad aiutarci, li aiuta, no? a prevenire le malattie. L'importante è che non lo faccia da solo. Voi che siete studenti, toglietevi dalla testa, mi spiace, ma toglietevi dalla testa, di smettere di studiare un certo punto. Perché succederà questo? Certo, sicuro, che il lavoro che farete non esiste ancora, che sarà tutto in continua evoluzione, che sarete facilmente sostituibili da robot se non continuate a studiare. I camerieri sostituiti da robot, già, il cuoco, c'è un cuoco che, c'è un robot cuoco, tu dici sì, allora, c'è un robot cuoco. No, lui impara tutti i movimenti, fa i denti, li riproduce per essere utile a noi. Ci deve servire, deve funzionare. Ci deve aiutare a migliorare, non deve sovrastarci, altrimenti rischiamo di offrire i pezzettini di una macchina. Ragazzi, ma la conoscenza di quello che c'è dietro è in mano a qualcun altro, non più a voi. Questo è il vero problema. Chi è che di voi ha provato ChatGPT? Bravi.